donne e potere. Oh. L'Italia è uno dei paesi in cui le donne contano di meno. No, sbagli. Assolutamente no. Politicamente. Politicamente sì. Perché? Maschilismo. Il maschilismo. Però, chi era Nil Degliotti? E chi fa? Tina Anselmi. Non la conosco. Lina Merlin. E chi è? No, nella politica proprio io non credo, quindi... Tra le straniere, non so, Margaret Thatcher. Marilyn Monroe. Claire Underwood. È un trabocchetto, è un personaggio di House of Cards. Ah, la conosci? Sì. No, ma da fai domande storiche, geografiche, perché no? Non c'è mai stato un presidente della Repubblica donna, mai un presidente del Consiglio donna. Non abbiamo mai avuto una papessa. Bravo. Non pensavo fossimo proprio uno degli ultimi posti. Quanto è importante che una ragazza come te si impegni in politica? Importante, molto importante. Che conosca i propri diritti, molto, e le battaglie già fatte? Sicuramente. Quali sono le battaglie che le donne hanno fatto? Per il diritto... Non lo so. Da quando è che tu puoi votare? Dal 1999? 18 anni! 1800... Dal 46, dal 2 giugno del 46. Sì! Il divorzio, il diritto a divorziare. Porca miseria! Non me lo ricordo proprio, cioè. Dal medioevo, eh? Tardi, negli anni 70. È stata una conquista perché spesso le donne subivano maltrattamenti da parte del compagno e col divorzio si sono salvate milioni di vite e milioni di donne dal femminicidio. Il diritto a non essere licenziata quando si è incinta. Aiuto. 1900? Non lo so. Non si sa. Da quando è che le donne hanno il diritto di abortire? Mai! Quella è molto soggettiva, quella legge. Ma ci deve stare o non ci deve stare? Come, no? Da 1900. Questo penso negli anni 40. Non lo so. Lo devi sapere! La legge sull'aborto è sempre negli anni 70, sicuro. La legge sulla violenza sulle donne. Sì, c'è sempre stata. C'è sempre stata la violenza sulle donne, ma la legge contro, che diventa un reato contro la persona. Dove mi... Mo uscite. Quando è che è stato abolito il delitto d'onore? Anni 80, come il matrimonio di... Bravo. Consisteva in un delitto con uno sconto di pena. Se lo stupratore rifiutava di sposarla, si aveva questo diritto di ammazzare la donna, una cosa proprio da bastardi. Da quando è che le donne possono fare il soldato in Italia? 1800. Inizi del 1900? Anni 90. Wow, più pensavo un po' prima. La legge sullo stalking? Sì. Da quando? Lo stalking nel 2009 è stata fatta la legge. Ci sono milioni di donne vittime di stalking, magari da parte di ex mariti, di ex compagni che non hanno accettato la separazione. E questo è capitato nel mio paese ed è una cosa assurda. Da quando è che c'è la legge sul femminicidio? Dal 1980. 1890. È stata costruita, perché è stata proprio costruita questa legge, nel 2013. Il femminicidio nasce dalla violenza prolungata su una donna, che sia una moglie, una sorella, una compagna. L'atto di chiusura di questa valanga di torture. È brutto. Che cosa? Perché sono donna e non lo so. Ah. Se non so qual è la battaglia, come faccio a combattere? Brava. Cioè... Cosa abbiamo imparato? Che dobbiamo interessarci di più alla politica. Ah. Molti passi avanti per le donne sono stati fatti più o meno 70-60 anni fa, che è pochissimo. Informiamoci, perché è importante, a prescindere dal gioco e dallo scherzo, è veramente importante sapere quello che è avvenuto alle donne e quello che possiamo ancora ottenere. Perché se no li perdiamo, non li avremo più. Altrimenti questi stronzi uomini se ne approfittano. A me, con me ce l'ha. Con te. Sarà diverso tra me e voi.